arriva la squadra più forte del campionato, reduce le 6 vittorie di fila, una squadra che ha sempre vinto ad eccezione di una partita, che ha l'impegno di Champions e che però sembra veramente un rullo compressore. Una Juve così, la domanda è, una Juve così forte, almeno fino a oggi, insomma, poi domani vedrai, l'hai già affrontata o quella degli anni scorsi? Io non mi ricordo sinceramente, erano periodi diversi, cioè, erano momenti diversi in cui... No, io credo che la Juve di Conte sia sempre stata così forte e che quest'anno sia ancora più forte, perché credo che Tevez, Llorente e Obonna siano degli innesti importanti in un organico che già in Italia aveva ampiamente e meritatamente stravinto il campionato. Quindi questa è la Juve, credo, più forte degli ultimi 2 anni, però, degli ultimi 3 anni. Però anche nelle precedenti partite con la Juventus, quando l'abbiamo incontrata, era la Juve di Conte. Quindi con questa filosofia, con questa mentalità offensiva, con questo possesso palla, con questa fisicità e anche con qualità. Quindi sono d'accordo con te che la squadra è sicuramente più forte del campionato, tra l'altro l'affrontiamo nel loro momento comunque migliore, perché anche i risultati parlano, dopo la sconfitta credo di Firenze, parlano di 6 vittorie consecutive. Però noi dobbiamo crederci, perché io ho sempre pensato, e soprattutto nel campionato italiano, tutte le partite sono possibili, tutte le partite sono aperte a sorprese o comunque a risultati che magari sulla carta sembrano difficili da ottenere. E questo crederci significa interpretare la gara con convinzione, con voglia di provare a fare la partita tutte le volte che ne avremo la possibilità. Poi è inevitabile che la Juve ci costringe. La Juve, ripeto, gioca un calcio il più offensivo in Italia, assolutamente. La Juve in possesso palla ha quasi 6 giocatori sulla linea attaccante. Quindi è inevitabile che a volte saremo costretti a difenderci, a volte saremo costretti a difenderci anche bassi, anche se non rientra nella nostra mentalità, e soprattutto non è quello che vorremmo fare contro le grandi squadre, perché abbiamo sempre creduto che più ti porti giocatori di qualità vicino alla tua area e più i rischi sono maggiori. Ma dobbiamo giocare assolutamente con convinzione, crederci deve essere il motto per la partita di domani. Con le grandi qua dall'area sono scesi 2, no? Il Milan fino a... avete fatto 2 partite molto toste e con molti impianti, perché insomma col Milan 3-1 a 5 minuti dalla fine, con l'Inter 1-0 con pali loro, però insomma era comunque una partita, un impatto molto molto positivo. È perché la grande sfida stimola di più, magari mi collego anche alla Coppa Italia, fa una figura bambina, oppure no, oppure ogni partita fa... Ma è il solito luogo comune, credo che certe partite si preparano da sole. Credo che a volte sono gli avversari e il modo di giocare degli avversari che ti crea delle situazioni particolari in campo dove tu devi assolutamente mettere grande attenzione, grande determinazione, grande organizzazione per cercare di contrapporti bene, e queste sono le situazioni che in tante occasioni ci hanno dato sicuramente delle risposte positive. Per me sarebbe grave pensare che avremo motivazione al massimo perché, o abbiamo avuto motivazione alte perché c'era il Milan e l'Inter e l'avremo perché era Juventus. Mercoledì dovevamo vincere, punto. Sono rimasto deluso sicuramente, sono arrabbiato sicuramente, per fortuna c'è la partita di domani che ci permette di cambiare, di chiudere un capitolo e di aprire un altro. Cosa hai detto, cosa si dice a una squadra dopo appunto quello che è successo? I giocatori sanno cosa gli ho detto, sanno cosa gli ho trasmesso. E da ieri abbiamo cominciato a preparare questa partita. Sì, scusa, visto che sei...
sei in vena di citazioni, il tuo credici, credici, credici si può abbinare a resistere, resistere, resistere di Borrelli, insomma. Penso che dovrete fare una partita anche di resistenza, di sofferenza, cioè... Io credo sì che bisognerà fare una partita di grande spirito, sì che bisognerà fare una partita di grande corsa, ma assolutamente dovremmo cercare di giocare il miglior calcio, tecnicamente parlando, il miglior calcio possibile. Dovremmo avere la personalità e la qualità di sapere e di riuscire a nostra volta a gestire bene il pallone per poi permetterci di creare delle difficoltà ai nostri avversari. Questo credo che sarà sicuramente un aspetto importante. Voi prima avete parlato in termini positivi, sono d'accordo della nostra prestazione con l'Inter, ma soprattutto nel primo tempo siamo riusciti anche a gestire bene la palla, siamo riusciti anche a far correre i nostri avversari, siamo riusciti a far alzare il nostro baricentro. Quando nel secondo tempo abbiamo perso un pochettino queste qualità, questa manovra, questa compattezza, è chiaro che i rischi diventano maggiori. Mi fa sorridere pensare, cioè quando dici la Juve manca Pirlo, è una bella assenza, cioè pensando che sul posto poi diventerà compatto. Sì, ma sì, perché Pirlo è uno dei migliori centrocampisti al mondo, questo sicuramente, ma la Juventus ha un organico, ha dei giocatori così, così forti che saprà sicuramente mettere in campo una squadra molto molto competitiva e mettere in campo un centrocampo fortissimo, perché credo che i centrocampisti della Juve sono sicuramente tra i migliori che ci siano in circolazione. Scusami, in un altro periodo, ma hai fatto la Juve, hai giocato la Juve e anche le coppe importanti, con il trofeo che avete conquistato quegli anni. Pensi che l'idea di giocarsi tanto, quasi tutto in Champions martedì in Turchia, la possono portare in campo? No, perché è un gruppo, è una squadra, è un allenatore, è una società, è un ambiente abituato a certi impegni e soprattutto abituato a non sottovalutare niente, nessuno. Quindi incontreremo la Juve migliore assolutamente da questo punto di vista, una Juve non distratta, ma una Juve che vuole, anche perché, ripeto, vorranno assolutamente provare a continuare questo momento molto positivo, quindi assolutamente non... Poi si gioca di venerdì, anzi, per le loro abitudini hanno anche molti giorni di recupero, ai quali magari non sono neanche abituati, quindi non credo che quello sarà... non avremo vantaggi assolutamente. A livello pubblico il rapporto Pioli-Conte negli ultimi due anni ha registrato scintille, cioè sempre a livello di partita, dico, poi non so come sia nel privato e se ci sia un rapporto, però in partita mi ricordo l'anno scorso l'esultanza di Conte e tu che la sottolineavi con dispiacere, cioè la sottolineavi non ritenendola una bella cosa. E se non sbaglio, due anni fa invece ci fu una contestazione per un pallone dato e non dato e poi per un gol della Juve, sbaglio. Non gol del Bologna? No, ci fu Conte che disse secondo me qualcosa al nostro giocatore, sì, sì. Passato. Non è... Conta, non sono mai abituato, non mi sono mai preoccupato di quello che succede nel passato, ma conta il presente e il futuro, conta la partita di domani, conta la mia squadra, conta il Bologna, conta... la voglia di fare la prestazione, la voglia di crederci, di poter ottenere un risultato positivo contro una squadra così forte. Diciamo che a pelle, scusa se mi interrompo, non sembra che ti stia simpaticissimo Conte a pelle, cioè, considerando il tuo aplomb e il suo modo, cioè, o comunque che siate molto diversi. Non abbiamo rapporti, non abbiamo giocato insieme. Io ho pochissimi rapporti con quasi tutti i miei colleghi. Poi voi pensate, credete, ma noi nel prepartita ci sono certi allenatori che neanche si fanno vedere, e quindi che non li saluti neanche. Non so se per superstizione, non so perché. Conte uno di questi. E quindi rapporto. No, credo che con Conte prima della partita ci siamo salutati, ci siamo fatti in bocca al lupo reciproco.
Poi c'è chi prima della partita ti fa in bocca al lupo e chi invece un po' più furbescamente ti dice buona fortuna, così magari te la tira, magari te la tira un po'. Quindi i rapporti con i miei colleghi sono veramente rapporti limitati, ma non ci sono assolutamente difficoltà o problemi personali. Assolutamente. Tu avrai visto sicuramente la partita con l'Udinese domenica. L'Udinese gioca con un sistema molto simile al tuo, poi vabbè, gioca una 5 più 1 più 1, tu, vabbè, o comunque relativamente al sistema. Hanno giocato molto bene, secondo me l'Udinese ha giocato molto bene, poteva anche vincere. Ecco, la partita dell'altra sera dell'Udinese ti ha suggerito qualcosa? Non dico che devi copiare gli Olimpi, ma ti ha suggerito qualcosa come... Udinese. Visto che anche loro hanno affrontato la Juve senza Pirlo, perché Pirlo è uscito dopo 10 minuti. Certo. Udinese ha fatto due cose essenzialmente bene, che sono le cose determinanti, saranno le cose determinanti per non essere. Ha chiuso bene, ha difeso molto bene, anche basso quando ce n'era la necessità, con tanti giocatori, e non ha mai smesso di provare a essere propositivo, portando molti giocatori nella metà campo avversario quando una volta recuperata palla. Credo che queste siano situazioni molto importanti da tenere in grande considerazione, e la partita in tante situazioni è quella lì. Però l'Udinese non gioca come noi, e l'Udinese ha altre caratteristiche rispetto a noi. Lei dice sempre che giocare di sera è meglio di giocare di pomeriggio. Farlo con 34.000 persone raddoppia l'effetto. Sì. Io giocherei sempre di sera, ma questo è una mia convinzione. Giocare e farlo con un ambiente, uno stadio pieno, credo che sia il massimo della vita, il bello del calcio. Quindi puoi dirti che siamo felici di giocare, te lo dirò domani sera dopo la partita. Però che sia bello giocare in un ambiente così, questo credo che sì, è quello che faccia bene a tutti. Vediamo spesso sua figlia allo stadio, dei suoi amici, famiglia, chi la viene a seguire spesso? Che domanda, domanda straniata. Chi è Juventino? Così se invita spesso magari degli amici. Mia figlia viene, mio figlio non viene. Se lo vuoi chiamare per chiedere motivi, non lo so. Mia figlia viene e soffre con me, e mio figlio soffre troppo, quindi non vuol venire. Mia moglie ogni tanto viene, ogni tanto non viene. Ci ha colpito tua figlia a Sanremo, insomma, è stata una cosa un po' forte, insomma. Ecco. Mia figlia ha visto tutte le partite che ho visto io, le ha viste anche lei. Mia figlia ha sempre avuto molte più passioni di mio figlio. Poi chiaramente gli affetti sono affetti, quindi è normale avere dei... Scusami. Però adesso la conferenza è stata sul figlio, sulla figlia, questo me l'ero preparato, vi dico che tutto sommato me l'ero preparato. Questo. Hai ragione, però una cosa, ha visto tutte le partite che ho visto io, cioè guarda... Nel senso che quando io ero ancora giocatore, ho cominciato a fare allenatore, vedevo tutte le partite, e che adesso chi ha la fortuna di avere... certi abbonamenti, lei l'ha sempre visto tutto con me, perché è una grandissima passione, lei è una sportiva, poi gli piace il calcio, perché chiaramente tifa per il papà, tifa per il Bologna. Quindi lei viene da Salerno, Grosseto, eccetera. Sì, ma lei ha fatto anche le trasferte, era a Napoli l'anno scorso, Lei se non ha impegni suoi di studio o di lavoro, c'è, e ci sarà anche domani sera. Che si chiama? Mio figlio. Vi dico anche il posto che c'è in tribuna, così tutti la vedono. Ma è meglio non dirlo in questo momento, non lo so se meglio dirlo. Ma questa domanda è vicino a voi, tra l'altro? Lo so, credo. Sì, sì. Mi dice che è vicino a... Sì, sì. Ma la domanda è per sanatorio per arrivare ai bambini della Juve. Mia figlia ha certi cori, mi auguro che non li faccia. Bambini della Juve. Bella domanda. Bella domanda, ma vi chiedo io a voi, ma gli adulti dovevano? Cioè i bambini della Juve, secondo voi, i bambini che erano, non della Juve, i bambini che erano allo stadio della Juventus Udinese, se lo saranno inventati da soli quel coro lì? Quello credo che sia la cosa brutta e grave. Non credo che un bambino vada allo stadio a 9-10 anni a fare un coro che di solito fanno quelli più grandi, quello che non ci deve stare. E
siamo tutti genitori qua, se mio figlio va allo stadio a fare un coro del genere, quando torna a casa non credo che venga applaudito. Ma tornando a te, nella tua famiglia c'è qualche divertimento? La tua mamma coach, cioè tuo padre non gliene frega niente? No, no. Fratelli... Vabbè, visto che te stai parlando della mia famiglia, quindi facciamo la cosa. Così, dico tutto, io non so se ve l'ho già raccontato, che il giorno che il direttore sportivo del Parma Sogliano mi disse domani andiamo a filmare per l'Inter, nella mia famiglia erano tutti interisti. Poi dopo molti sono diventati tifosi del Parma, perché il Parma dopo è diventata una squadra interista. Nella mia famiglia erano tutti interisti. Così mi sono fatto degli amici giunti. Bianchi o cristallo? Domani vedrete. Cristaldo sta bene, ieri si è allenato con la squadra, non ha quello che ho visto ieri, che non ha denunciato problemi particolari per la mano, quindi credo che sarà disponibile. Diamanti come sta? Sta bene. Anche il problema di capo. Sì, sta bene. Idem Diego, Diego ha fatto un lavoro diverso, di più di recupero che di condizionamento. Ma credo che, chiaro che comunque sto parlando oggi, che abbiamo ancora a disposizione due allenamenti, quello di oggi pomeriggio e quello di poi domani mattina, ma credo che non ci dovrebbero essere grandi sorprese sulle sue condizioni. Tu hai ce l'hai già in testa la formazione, o ti tieni un dubbio o una verifica? Un dubbio c'è. Me la porto fino a domani. Dietro Mantovani è indicata per la sostituzione, oppure hai altre possibilità? Ho altre possibilità, però per le scelte anche che ho fatto mercoledì mi interessava tantissimo tastare la sua condizione, credo che abbia dimostrato di star bene e quindi è in vantaggio rispetto ai suoi compagni, che tra l'altro hanno anche giocato 120 minuti martedì sera. Lui ha fatto un'oretta, sì. Ma credo che gli possa, era stata preparata così, perché credo che gli possa far bene per la partita di domani sera, visto che era un po' che non giocava. Invece Lazzarotto è un po' sparito dalle tornazioni, l'altra sera siamo un po' stupiti che non avesse giocato. Può tornare qua. Io mi stupisco sempre anche di queste domande, devo dire la verità, perché l'Axalt è entrato domenica a Parma, sì. L'Axalt ha giocato tante partite, l'Axalt è un ragazzino che nell'Inter probabilmente non faceva neanche doppi ruoli. È un giocatore che ci ha dato, secondo me, parecchio in alcune situazioni, ed è un giocatore che tengo in grande considerazione. Poi, come ho detto l'altro giorno, ci sono delle posizioni in campo, dei sistemi di gioco, delle posizioni in campo che a volte favoriscono alcuni giocatori, o favoriscono soprattutto alcune caratteristiche, anche nella zona delle altre. Com'è il tuo score, il tuo rapporto con la Juve dalla panchina? Cioè, quante ti ricordi? Vinto mai. Però pareggi, sì. Pareggi col Bologna l'abbiamo fatto. Col Chievo l'abbiamo fatti, sì, però non era la Juve di Conte, era la Juve del Nero. Ho fatti due quell'anno lì. Due pareggi, o 2-2, l'ultimo 2-2 sicuramente a Torino, in casa non so se 2-2 o 1-1, forse ha pareggiato per le serie, c'era Sorensen di là. Ah sì, è vero, era. Era l'ultima di Natale, era la prima di Natale. Spizzata in Moscardelli e Quagliarella rovesciata, giusto? Moscardelli no. No, spizzata di Moscardelli e gol di Pellissier. Ah, sì, scusa. E vincevano loro 1-0 e Quagliarella. E Sorensen si è giocato la terza destra della Juve. Mi ha fatto 1-1, quell'anno lì mi ha fatto due pareggi. Poi abbiamo pareggiato col Bologna qua, là, io non c'ero. E l'anno scorso abbiamo fatto due sconfitte. Quella dell'andata, che era finita diversamente. In casa, onestamente, a noi mi ha fatto una discreta partita, ma credo che loro avessero meritato quella vittoria. Forte perché si completano bene. Tevez è un giocatore che sa accorciare bene tra le linee, un giocatore che difficilmente sbaglia la scelta della giocata, molto rapido, pericoloso. E Llorente è un giocatore allo stesso tempo molto fisico, con una prestanza fisica importante, quindi una soluzione in più rispetto al passato per la Juve anche sui traversoni, ma
non ha solo fisicità, ma è un giocatore che sa giocare bene, sa difendere bene la palla, sa mandare i suoi compagni. Fra l'altro gli inserimenti dei centrocampisti della Juve, e qua dobbiamo stare molto attenti, sono molto, molto pericolosi. È un giocatore completo, Llorente, è un giocatore che giustamente ha avuto il suo tempo di adattamento, perché giocare in Italia non è mai semplice, mai facile per nessuno, anche per i grandi giocatori, ma che adesso sta mettendo in mostra tutta la sua qualità. Quindi una coppia sicuramente forte, anche se io ho altre idee su chi farà giocare contro domani. Ascolta, e Diamanti con E? Diamanti con E è una coppia diversa da Tevez e Llorente, ma sono un'ottima coppia. Domani sera, quando affronti avversari così di tanta qualità e tanto spessore, è chiaro che la nostra prestazione dovrà essere, ripeto, la migliore possibile, quindi i giocatori devono mettere in campo le loro caratteristiche, i giocatori di qualità devono provare, oltre al lavoro sporco che dovranno fare senz'altro, a trovare gli spazi, gli inserimenti e la giocata giusta nel momento più opportuno. Possiamo dire che sono queste le partite che possono far scontare, lo diciamo sempre, però insomma contro una grande squadra parti ovviamente da sfavorito, e a Bologna quest'anno manca ancora il colpo contro la grande, che invece negli anni precedenti era arrivato, e sono quelle vittorie fuori catalogo che però ti danno qualcosa in più, o no? Cioè... inevitabilmente sarebbe così, una vittoria sarebbe una cosa tanto con tanta roba dentro. Adesso ci stiamo preparando sicuramente bene, credo che sappiamo anche quello che dobbiamo fare. È inevitabile, ripeto, che noi dobbiamo trovare la serata, non la partita perfetta, perché io credo che nel calcio le partite perfette non esistono, ma noi la serata la migliore possibile, e sperare che i nostri avversari magari invece non siano in quella eccellente. Prima hai detto sono in Venezia, per voi ce ne dici uno, cioè ce n'avevi in testa qualcuno? No, non mi ha fatto mai chiedere fuori lui. Invece della Juve, vabbè, abbiamo citato alcuni giocatori, qual è il giocatore che ti stupisce di più, che ti piace di più, insomma, degli avversari, che ti, non so, per qualche motivo? Io voglio parlare del Bologna, se la Juventus è... tanto la Juventus quello è dato che arrivava la Juventus, c'è un giocatore che ti stupisce, che non... Vabbè, è chiaro che Pogba è un giocatore che ha impressionato tutti. Io la prima volta che l'abbiamo visto in Coppa Italia non lo conoscevo così proprio dal vivo. Tutti gli anni ci sono dei giocatori che vedendoli in televisione ti fai un'idea, poi invece dopo vedendoli sul campo ti rendi conto effettivamente del valore. E Pogba è stato uno di quelli, ha una fisicità, una presenza in campo, una personalità spaventosa per la sua carta identità. Quindi è normale che sia indicato da tutti come un grandissimo, già un grande giocatore, ma soprattutto un grandissimo prospetto che potrà diventare veramente qualcosa di importante. Senti, per te che sei un bravo ciclista, battere la Juve sarebbe vincere la Milano-Sanremo? E sul bravo ciclista, onestamente, io sono stato giustamente ribattezzato ciclista del cavalcavia, perché io facevo gli scatti sul cavalcavia, erano le mie salite preferite, quelle che durano 50 metri. No, dobbiamo scalare una montagna importante, secondo me il Turchino è un pochettino riduttivo. Zoncolan, Alpe d'Huez, Tourmalet, ce ne sono. Ecco, quindi appunto l'avete già avuta, quindi non credo che. No, dico, ma no, assolutamente ci mancherebbe altro. Assolutamente, però ho visto che. Signori, buonanotte, se altro non è, convocate nel pomeriggio sul sito. Grazie. Forse daremo